Ciao raga, allora questo è un nuovo Tira Day, vi avverto è bello lungo perché abbiamo mangiato un botto. Era il mio secondo giorno a Sanremo, cioè praticamente primo perché era l'unico effettivo perché il giorno prima ero arrivata alle 6 di sera e abbiamo iniziato la giornata con questo cornettino vuoto. L'ho preso vuoto perché subito ho detto no, no, non lo riempio perché so che mangerò. Poi siamo andati a casa Coca-Cola e abbiamo mangiato questa pizza, come si dice, al portafoglio. Allora, sinceramente lì prima ho detto oddio, no, sarò pienissima, raga, letteralmente dopo avevo ancora fame, però molto buona. L'ho presa marinara perché non si è mai capito, mangio mozzarella. Fuori casa sto attenta a questo cavolo di lattosi, però era buonissima. E cioè, vi giuro, bella morbidina. E poi siamo andate invece a Casa Gali, che abbiamo fatto una collab con Ikea e c'erano tutti i dolcetti di Ikea. Mamma mia, mi sono mangiato un paio di Twix buonissimi. E poi siamo tornate a casa, avevo comprato delle caramelle che erano queste gomme colorate, raga, sono state la mia fine perché me ne sono mangiate tipo, non so, 10, cioè stavo male. E poi la sera a cena avevo tantissima fame, non so, questa raga, questa giornata il mio stomaco non aveva tipo un limite, quindi abbiamo preso tipo la tartare, poi ci abbiamo accompagnato un po' di pane con l'olio e col sale, poi ho preso, mamma mia, come primo ho preso gli spaghetti con le vongole alla bottarga, cioè erano buonissimi, buonissimi, solo che dopo c'era rimasto ancora un po' di famina, quindi abbiamo preso una frittura, un po' così, capito, comunque ce la siamo divisa in tante, quindi ho mangiato un po' di calamaretti, un po' di granchio, che ci avevano messo tipo una maionese accanto, cioè la svolta per la frittura, raga, cioè, non lo sapevo, non l'avevo mai mangiato con la maionesina accanto. E poi per dolce ho preso una cheesecake che loro avevano al mango. Allora le ho chiesto: per favore, puoi togliermi il mango e mettermi la Nutella? Madonna, ma ascoltato, raga, ci ho messo 3 kg di Nutella, però tutto, 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 tutto molto, molto buono. Ciao raga, allora questo è un nuovo Tina Day, stavamo ripartendo da Sanremo e questa è la colazione che abbiamo fatto prima di salutarci. Allora dovete sapere che io sono molto legata al concetto di colazione uguale cornetto e quindi questo però mi ha bloccato dal provare nuove cose, tra cui il pane al cioccolato, raga, pazzesco, la mia amica ha detto che stavo svisionando probabilmente perché era la prima volta che lo mangiavo, ma per me era buonissimo, buonissimo. Poi prima di prendere il treno siamo passati in un forno e ho preso un po' di focaccia, cioè, cioè non potevo resistere, sono passata davanti e ho fatto wow, questo è il paradiso? Esattamente. L'ho presa sia semplice sia con le cipolle. Allora, voi direte, ma ha impuzzolito tutto il treno? Certamente, però era proprio una cipolla delicata, dolcina, buona, morbida, spettacolare, incredibile. Poi sotto la schiaccia era bella untina, bella un po', capito? Non scrocchiarella, però, cioè, davvero wow. Buonissima, poi anche quella semplice era buonissima, però quella con le cipolle, tornando indietro, avrei preso 4 fette di cipolle e 0 normale, però non importa. E poi mi sono presa un cappuccino perché ho finto di studiare, non ho letteralmente neanche aperto il libro. E poi la sera mi sono messa a guardare Sanremo, mi sono mangiata una poké. E poi dopo cena, tanto per rimanere leggeri, mi sono presa un barattolo di Ben & Jerry's, che è il mio gusto preferito, questo, il Netflix and Chill, buonissimo.